nostra avventura alla ricerca dei predatori è arrivata in Romania. Siamo a Sarulesti, meglio conosciuto come Lago Raduta, un lago che è diventato in questi ultimi 7-8 anni famoso in tutta Europa per la qualità della pesca sia alla carpa che ai predatori. Questa volta ho la fortuna e il privilegio di avere con me in compagnia uno dei più grandi specialisti, forse il più grande specialista d'Europa nella pesca dei predatori, che avete già conosciuto in altri filmati, ed è Olivier Portret. Altri nostri compagni d'avventura, Jürgen Steger, del Bavarian Guiding Service del Rio Ebro a Mequinenza in Spagna, Luca Foroni e Massimo Mantovani, che qui a Raduta svolge un ruolo importantissimo di guida, consigliere e amico di tutti gli amici italiani che vogliono passare qualche giornata di vacanza e di pesca catturando quantità di lucioperca, di lucci e di persici che forse non riusciremo a trovare in una vita nelle nostre acque. Lasceremo parlare le immagini, parleremo pochissimo di tecnica e io credo sicuramente ne varrà la pena. Buon divertimento. Sarulesti o Raduta è uno dei più famosi lodge di pesca d'Europa ed è dotato di tutti i comfort per una vacanza veramente splendida. Alle tante comodità si unisce una buona cucina, una pesca eccezionale ed un ambiente in cui caccia e pesca sono l'essenza stessa di questa parte della Romania. Le barche sono ormeggiate a pochi metri di distanza dalle camere, per cui, dopo una buona colazione, è ora di partire a caccia di predatori. Prima di ogni cosa, però, osserviamo l'innesco di un silicone su una montatura Draco, un'ottima alternativa in mancanza di esca naturale. La tecnica d'innesco è identica a quella dedicata al pesce morto e che più tardi vedremo direttamente effettuata da Olivier Portret. Una buona scorta di siliconi è quindi indispensabile per affrontare una settimana di pesca. La grande diga di Sarulesti obbliga all'uso di barche con motori a scoppio per spostarci in cerca delle migliori aree di pesca. In molte centinaia di ettari d'acqua spesso vi sono solo una decina di barche in pesca, per cui le zone valide sono a disposizione di tutti gli ospiti. La scelta dei settori migliori è spesso affidata all'esperienza e all'uso di un ecoscandaglio, per cui sentiamo direttamente da Olivier qualche considerazione su questo strumento. Tu vois Roberto, ici le sondeur, je le trouve d'abord, je me sers partout. L'ecoscandaglio è un accessorio molto utile in laghi come questo, in cui, a differenza di ciò che accade nella maggioranza delle acque italiane, francesi o spagnole, la presenza di ostacoli sommersi è molto ridotta. Sarulesti, infatti, è un invaso artificiale, per cui l'acqua ricopre campi e vallate e pochi ostacoli sono presenti. All'eco è demandato il compito di aiutarci ad individuare queste zone in cui ovviamente troveremo la maggiore concentrazione di sandre e lucci. Trovato un muro di pietre sommerso, avremo individuato sicuramente un'ottima postazione per catturare i nostri amici. Allo stesso tempo, l'eco ci aiuta a capire se il fondale è morbido o duro e nel primo caso, proprio la presenza di pietre, magari lungo una strada sommersa, indicano la presenza di ottime zone di pesca. Se poi l'eco è dotato di GPS, potremo segnare i punti precisi ed essere certi di poterci tornare sopra senza alcun margine di errore. È una comodità aggiuntiva, certamente non necessaria, ma che va annoverata tra i vantaggi dell'eco. Questo strumento è quindi utile anche se ovviamente ne possiamo fare a meno. Certamente avremo qualche cattura in meno e molto più tempo lo dovremo dedicare a studiare il fondale.
Certamente non è un ecoscandaglio a fare il buon pescatore, anche se aiuta molto ad esserlo. Osserviamo adesso Olivier che innesca un piccolo pesce esca. La lunghezza della montatura dovrà essere circa la metà della lunghezza del pesce esca, che abbiamo scelto al fine di avere una buona mobilità della coda del pesce. Il filo di rame, di diametro compreso tra 0,30 e 0,50 mm, ha un compito importante con le esche naturali, quello di bloccare l'esca alla montatura. Il rame è molto malleabile e facile da usare, e con esso foreremo dietro le branchie del pesce esca facendo passare il filo e quindi facendolo passare nell'anellino della montatura. L'esca sarà quindi solidale e ben bloccata. Effettueremo questi passaggi in successione per garantirci la massima tenuta dell'esca e sfruttando la lunghezza del filo di rame, solitamente di circa 15 cm. Chiuderemo quindi la fase di bloccaggio avvolgendo il rame senza tagliare la carne dell'esca. Finito con il bloccaggio, passeremo alle ancorette. In questo caso abbiamo scelto di pescare con braccioli in Kevlar, assai morbidi e comunque resistenti anche nel caso arrivi un buon luccio sull'esca. Le ancorette vanno disposte nei due lati dell'esca in modo che questa sia bilanciata. È fondamentale che mai il rame passi sopra i braccioli affinché questi siano liberi e non provochino danni all'esca in caso di incaglio sul fondale. La montatura è quindi pronta e si deve notare come sia libera di ruotare facilmente e semplice da usare. Questo è il vero segreto del sistema Dragovic. Inizia la pesca e arriva una forte pioggia a disturbare, anche se non abbastanza da impedire alcune buone catture a Max e Luca, sia con esche naturali che artificiali. La conoscenza delle attrezzature e la grande esperienza di questi due eccellenti angler è evidente in queste immagini. Il persico reale è presente in grande quantità in questo lago e la sua cattura è un piacevole diversivo, visto che arrivano di buone taglie e dai colori splendidi. Catture si susseguono nel più puro stile Sarulesti ed è Roberto a chiudere la serata con un'altra Sandra che porta il conto ad oltre 35 prede in meno di 4 ore di pesca. La mattina del secondo giorno di pesca promette un bel sole, anche se il tempo rimane incerto. Si sceglie di andare molto all'interno del lago, in zone meno battute e che potrebbero regalare qualche buona preda. Proprio Roberto inizia con la sequenza di catture su un silicone
ed Olivier non è da meno con altre buone sandre che arrivano su una piccola trancia di pesce che sostituisce l'esca completa, oggi disponibile solo nella seconda parte della giornata. Nel frattempo, Luca e Max continuano con le loro catture, facendo salire il contatore ad oltre 40 pezzi nella prima parte della mattinata. E le condizioni non sono ancora quelle giuste. Particolare mostra che i mulinelli sono stati caricati con una treccia bianca di Dyneema, prodotta da Leitner e disponibile presso la Mincio, una treccia di alta qualità e altissima visibilità, adatta anche a queste situazioni di luce vista. Raduta un tempo era famoso per i suoi lucci, anche se solo da poco la popolazione sembra tornata ai fasti di un tempo. Dopo alcune catture di piccola taglia, arriva infatti una preda migliore che ha attaccato decisa un'alborella e che merita una foto di rito a ricordo di questa sessione straordinaria. Il sole è oramai a picco ed è ora di tornare nel lodge per un buon pranzo ed un riposo. È Olivier a chiudere la sessione con l'ennesima cattura che porta il contatore a quote che raramente si possono vivere nelle acque europee e che qui a Sarulesti il
lago di Robert Raduta sono invece la normalità. Eccola nuovamente l'oasi K del lago. Sono passate 4 settimane e la situazione meteo è completamente cambiata. Ora è la primavera a farla da padrone. A Roberto ed Hermes si affiancherà Jonathan Paolicchi, per una volta finalmente davanti alla macchina da presa, a destreggiarsi con canne e mulinelli anziché a seguire la regia. Inizio di sessione poteva essere migliore, visto che al secondo lancio un grosso black arriva su un silicone di oltre 25 centimetri. Una preda non attesa ma assai gradita e che merita di essere immortalata con una serie di foto ricordo. Abbiamo deciso di trascorrere 2 o 3 giorni di pesca concentrandoci sul jerk bite fishing. I jerk sono un'esca relativamente nuova per la pesca del luccio nel nostro paese, non lo sono per i paesi del nord Europa, non sono certamente per gli Stati Uniti dove i jerk sono nati. Bene, in questa sessione di pesca cercheremo di scoprire qualche cosa di più di un'esca che a prima vista può sembrare molto grande, che può lasciare delle perplessità, che ci costringe a utilizzare degli attrezzi altrettanto grandi, ma che, ne sono sicuro, ci darà delle belle soddisfazioni e degli spunti interessanti di riflessione. Probabilmente, vista le condizioni meteorologiche, i lucci stazionano su un fondale abbastanza alto, questo è arrivato su 5 metri d'acqua circa, stiamo provando per questo delle esche molto affondanti, un bel luccio, ecco, cominciamo a vederlo, e ha attaccato un'imitazione di persico reale, ed è probabilmente lo ha attaccato arrivando da sotto, perché è agganciato all'ancoretta di pancia, è un buon inizio. Adesso, per evitare danni a me e a lui, mi metto un guanto. Allora. Eccolo qua. Il primo luccio di una giornata che speriamo produttiva per tutti. In queste occasioni noi evitiamo di usare i guadini perché tendono ad incastrarsi nelle ancorette e a fare abbastanza confusione, quindi per evitare di avere problemi con di creare dei danni, di infliggere dei danni al luccio,
cerchiamo di risolvere la cosa a mano. E spesso è la cosa migliore. Ecco, il primo dei luci di Cadellago. La domanda che ci poniamo è: che cos'è un jack bite? Jack bite è un'esca in balsa o in legno di differente tipo, plastificato, non dotata di movimento proprio. A differenza di quello che accade ad esempio con tanti tipi di esche artificiali, quali possono essere i minnow. I jack bite quindi, per essere redditizi, devono essere resi vivi dalla nostra tecnica di recupero, dai movimenti che imprimiamo alla canna e dall'alternanza nella velocità con cui appunto andiamo a recuperare sul mulinello. Fondamentale nel jerk bite, poi vedremo che ne esistono differenti tipologie, è la distribuzione della piombatura che avviene in fase di costruzione, in fase di progetto. La piombatura fa sì che, distribuita in determinati modi all'interno dell'esca, vada a far affondare o mantenga neutrale l'esca in acqua. Dicevo, esistono vari tipi di jerk bite. Tecnicamente possiamo parlare di tre tipi di esca. Sebbene sotto il termine jerk, in questo filmato, in questa sessione di pesca, noi andiamo a includere anche esche che non sono propriamente dei jerk bite. Abbiamo in effetti deciso di utilizzare anche delle imitazioni siliconiche, molto grossolane, i bucktail, che sono null'altro che grossi rotanti a più palette, oppure gli spinner bite, esca tipica per il black, che trova nelle dimensioni appropriate un utilizzo molto particolare anche nella pesca del lucio. I jack bite si dividono essenzialmente in tre categorie fondamentali: chop bite, pull bite, twitch bite. Che cosa vogliono dire questi tre termini in inglese abbastanza astrusi, abbastanza strani? Chop bite sono delle esche che rendiamo vive con dei movimenti alternati di recupero. Twitch bite sono tipi di jerk che utilizziamo alternando movimenti con la punta della canna, twitch. I pull bite, dal verbo pull, sono esche che fondamentalmente hanno un recupero costante, quindi una trazione costante, che alterniamo con dei rilasci e delle riaccelerazioni. In questo modo andiamo a sviluppare una serie di movimenti molto particolari, molto differenti da quelli che sono i movimenti che notiamo nelle altre esche artificiali e che si rivelano particolarmente efficaci nei luci anche in condizioni molto difficili come possono essere le condizioni estive. Una ulteriore alternativa è rappresentata da bucktail, così chiamati perché sono grossi, rotanti, coperti di pelo di cervo, colorato in vario modo per essere un attimino più attrattivi, più adescanti. Funzionano molto bene perché il pelo di cervo recuperato a strappi tende a gonfiarsi e a sgonfiarsi, ricorda lontanamente quello che potrebbe essere, non so, una seppia, un polpo in movimento, quindi molto adescanti nei confronti dei predatori. Un'ulteriore alternativa, molto nota a tutti gli appassionati di spinning, è rappresentata dagli spinner bite. Anche qui le dimensioni sono abbastanza generose, considerando che cerchiamo di essere molto selettivi nei confronti della taglia dei luci che insidiamo. Queste esche, gli spinner bite, sono molto utili in presenza di alghe perché appunto il loro sistema, la loro costruzione, il loro disegno evita di raccogliere alghe durante il recupero. Un altro tipo di artificiale che si sta dimostrando molto efficace oggi è quello che viene definito dalla casa costruttrice replicant. Replicante è esattamente una copia perfetta di un'esca di un pesce esistente, in questo caso un persico reale, una trotiridea. Sono molto adescanti, molto funzionali e lavorano molto bene quando si deve ricercare il lucio a grande profondità. La prima cosa che è saltata agli occhi quando i jack bite circa 3 anni fa sono stati presentati nel mercato italiano è stata data dalle dimensioni molto generose, a dir poco, di queste esche, dimensioni che hanno suscitato non poche perplessità anche in chi sta parlando, poiché l'abitudine della pesca a luce italiana
nelle nostre acque non vedeva l'utilizzo e l'impiego di esche di 25-30 cm di lunghezza e oltre 150 grammi di peso in taluni casi. La ragione è particolare. I jerk sono nati negli Stati Uniti per il maschi, in Inghilterra quindi, in acque in cui le taglie medie sono probabilmente superiori alle taglie medie che possiamo incontrare in Italia. Quindi si tratta di un'esca selettiva, ma è anche giusto che sia così perché noi stiamo insediando un predatore che può arrivare, nei casi più fortunati, a 18-20 kg. E quindi è necessario utilizzare un'esca che operi una selezione. È improponibile pensare di andare a pescare i lucci limitandoci nell'esca a possibili prede che forse possono raggiungere 2 kg. Lasciamo crescere questi lucci affinché diventano quei lucci da fotografia che ci fanno sognare. Per questa ragione sono state create delle esche molto, molto pesanti, molto particolari, che comunque in determinate condizioni di lucci particolarmente attivi suscitano l'attacco anche di lucci piccoli, come abbiamo visto nelle sessioni che hanno preceduto queste riprese, come probabilmente forse accadrà anche successivamente. Quindi il pescatore italiano è rimasto sorpreso da queste dimensioni, ma si tratta spesso e volentieri semplicemente di provare, di iniziare a prendere coraggio così come abbiamo fatto noi, decidere di dedicare delle sessioni apposite all'uso dei jerk e scoprire che poi, tutto sommato, le dimensioni, quando i lucci hanno voglia di attaccare, sono assolutamente irrilevanti. E comunque, per quei pescatori che proprio non se la sentono, perché pescano magari in acque particolarmente piccole, esiste tutta una tipologia di jerk bite che indicativamente è il 60% più piccola dei jerk che in questo momento ho nelle mie mani e sono stati definiti micro jerk. Sono esattamente gli stessi modelli rimpiccioliti, appunto dicevo del circa 60%. Ecco, forse per coloro che sono un pochino più restii ad affrontare un'esca di tali dimensioni, un approccio iniziale con jerk micro, quindi più piccoli, più simili all'esca tradizionale, può essere indicato. Fermo restando che poi ci accorgeremo che dopo la prima cattura ottenuta con una di queste esche, anche i micro jerk diventeranno qualche cosa di quasi obsoleto, che fa parte del passato, perché il futuro della pesca al luccio è senza dubbio in questa tipologia di esche, così come è stato dimostrato nelle acque di tutta Europa. Domanda ricorrente: quale jerk scegliere? La scelta del jerk è funzione di dove stiamo andando a ricercare i lucci. I lucci, sappiamo, nell'arco della giornata tendono a spostarsi nei vari strati d'acqua. Abbiamo iniziato nelle ore centrali della giornata questa sessione e abbiamo individuato e catturato dei lucci in acque profonde, intorno ai 7-8 metri. Per far questo siamo ricorsi a esche ad alta velocità d'affondamento. Probabilmente verso la serata, come è accaduto in passato, potremo trovare dei lucci negli strati superficiali dell'acqua. A questo punto ricorreremo ad esche costruite per lavorare a circa un metro, 50 centimetri, massimo 2 metri di profondità. Ebbene, l'indicazione fondamentale è data dalla velocità di affondamento di queste esche, che è riportata in piedi per secondo. Piede circa 30 cm, in questo caso stiamo parlando di un artificiale che affonda 90 cm al secondo ed è evidentemente un'esca ad affondamento elevato, quindi adatta a una ricerca sul fondale. Così come per una ricerca un pochino più di superficie avremo questo artificiale che è dichiarato addirittura galleggiante e che è recuperato molto lentamente e opererà circa 50 cm sotto il piede dell'acqua, e così per vari livelli intermedi. Quindi facciamo riferimento alle indicazioni delle case costruttrici per individuare una serie di jerk, intanto con cui fare familiarizzare nei movimenti, nelle tecniche di recupero, e avere la possibilità di sondare, in funzione del tipo di acqua in cui stiamo pescando, i vari livelli e poter cercare all'interno della giornata tutti gli strati e cercare il luccio e l'attacco del luccio. L'efficacia dei replicant, dovendo cercare i lucci in profondità, è dimostrata da questa bella cattura di Jonata, arrivata su una imitazione da oltre 25 centimetri.
È ora il turno di Hermes, che sta usando un micro jerk di tipo Dolphin affondante di colore viola, che riesce a stanare questo buon luccio dopo un recupero lentissimo e da scatti. L'arrivo della pioggia potrebbe favorire qualche cattura in più, ed infatti, dopo poco, Roberto si trova a combattere un ottimo luccio, che riesce a slamarsi sotto la barca, non dopo essersi fatto vedere con una fragorosa scodata. Arca boia, è andato. Peccato. Ce l'avevi. Peccato. Jerkbait sono delle esche non dotate di un moto proprio, quindi è fondamentale imprimere dei movimenti con la canna e col mulinello affinché un pezzo di legno plastificato si trasformi in un qualche cosa che diventa irresistibile per il predatore e scatena l'attacco. Vediamo quindi indicativamente alcuni dei modi per recuperare i jerk, dopodiché cercheremo di vedere come si comportano i jerk in acqua durante la fase di recupero. Una delle dei primi trucchi che dobbiamo sicuramente tenere sempre presente è che i jerk vanno recuperati molto molto lentamente. Hanno una velocità d'affondamento variabile in funzione del tipo di piombatura che hanno al loro interno e pertanto devono essere lasciati affondare gradualmente e quindi lentamente portati verso di noi. Per questa ragione forse i mulinelli a bobina rotante ci aiutano perché ci costringono già loro naturalmente a un recupero abbastanza lento. Dopodiché, una delle tecniche per rendere vivo il jerk è quello di alternare la velocità di rotazione della manovella. In questo modo imprimeremo degli scatti all'esca. Abbiamo visto che alcune esche, le Twitch Bite e le Chop Bite, hanno bisogno di colpi. Ma i colpi da soli dati dalla rotazione della manovella non sono sufficienti a renderla abbastanza adescanti. Per cui dovremo ricorrere a dei piccoli colpi sulla canna, dei twitch appunto, che ci aiutano a far scattare, accelerare, salire e quindi scendere progressivamente l'esca staccandola dal fondo. Spesso in questo modo riusciamo ad ottenere l'attacco. Proprio per avere l'esca il maggiore contatto possibile con l'artificiale è necessario utilizzare delle trecce rispetto ai nylon. Le trecce sono dirette, non hanno elasticità, i nylon hanno quel tanto di elasticità che comporterebbe un forte ritardo sull'esca nei movimenti che andiamo a imprimere. Quindi certamente dovremo scegliere l'esca e successivamente vedremo che tipo e quale tipo di treccia andare a utilizzare nei nostri mulinelli. Quindi ricordo, in sintesi, una volta ultimato il lancio, lasciamo affondare l'esca nella zona che ci interessa sondare, alterniamo i movimenti di recupero a dei piccoli colpi secchi di canna. In questo modo riusciremo ad avere la massima attrattività da parte dei jerk. Sì, sì, un bel pesce. Un bel pesce, eh? Caspita, ufti, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ancora un grosso luccio per Hermes, su un replicant manovrato su un fondale di circa 4 metri. Una preda magnifica,
arrivata su un'esca selettiva che, se ben manovrata, può fare la differenza. Bravo! Bella cosa! Bella cosa! Cosa che colpisce l'occhio dell'appassionato quando si parla di jerk bait fishing è la particolarità dell'attrezzatura. È molto difficile poter utilizzare esche di queste dimensioni con attrezzi da spinning convenzionali. Dobbiamo quindi ricorrere a delle canne studiate, disegnate appositamente per lanciare e manovrare in modo opportuno appunto esche che possono arrivare a 150 grammi. Le canne sembrano a prima vista molto molto rigide, lo sono in effetti. Sono blank probabilmente nati per la pesca traina con libraggi molto elevati, ma è l'unico modo per poter lanciare a una distanza che è di circa 40-50 metri e imprimere quei colpi all'esca tale da renderla funzionale e funzionante effettivamente. Le canne da jerkbait sono studiate e disegnate per essere utilizzate con i rotanti, per questa ragione abbiamo un'impugnatura con il cosiddetto trigger. Mulinelli rotanti, dicevo, mulinelli rotanti sono preferibili ai fissi sia per la loro maggiore potenza sia per la possibilità di utilizzare delle trecce di diametro molto elevato. Questo potrebbe sembrare un controsenso, un'attrezzatura pesantissima per pescare pesci, ma possono essere luci e black bass, che tutto sommato non sono di dimensioni così spropositate tali da richiedere appunto attrezzi da 30 libbre. Il problema è fondamentalmente tecnico. Lavoriamo in funzione delle dimensioni dell'esca e non in funzione delle dimensioni delle prede che andiamo a catturare. Ragion per cui mulinelli a bobina rotante che verranno caricati da intrecciati. Allora, se si pesca con i micro jerk, le trecce potranno essere dell'ordine delle 20-30 libbre, mentre è consigliato salire a livelli dei 50-65-80 libbre quando si pesca con i jerk veri e propri oppure con i grossi bucktail che richiedono un recupero molto lento e molto potente. Trecce più piccole creerebbero molti problemi nella fase di recupero e immediatamente dopo nel lancio, perché per quanto si possa andare a inserire, avvolgere nella bobina la treccia in modo molto stretto, comunque nel momento dell'afferrato, quando ci serve potenza nel mulinello, oppure nel momento seguente, nella fase di lancio, la treccia potrebbe andare ad affondare all'interno della bobina stessa, bloccando il lancio, oppure bloccando il recupero, o bloccando la fuoriuscita del filo durante una ripartenza della cattura, quindi impedendo effettivamente il lavoro della frizione. Ecco perché si tende a preferire trecce molto, molto grossolane, direi, che sono certamente più facili da utilizzare in recupero, nel lancio e nella gestione generica di un'attrezzatura di queste dimensioni.